Vicepresidente regionale assessore alla sanità Sonia Viale, innanzitutto grazie per questa gradita visita all'ospedale albenganese. La domanda d'obbligo è: come ha trovato il punto di primo intervento? Ma intanto è a termine il punto di primo intervento, perché entro breve ritornerà ad essere il pronto soccorso. Una domanda, un'istanza fatta da tanti cittadini residenti di questo comprensorio. La procedura di gara sta andando avanti, prendendo atto di quello che è stato un ricorso al TAR, ma io ritengo che entro, diciamo, la fine di quest'anno si possa arrivare all'aggiudicazione finale e quindi far sì che questo ospedale, che è uno dei più nuovi della regione Liguria, ritorni ad essere quello che, insomma, noi tutti auspichiamo. In questo momento il punto di primo intervento è un momento di tranquillità, ma sappiamo bene che questi andamenti sono legati anche alla stagione, ai malanni o a varie situazioni contingenti. Certamente un invito che faccio anche in questo contesto, in questo periodo dell'anno, a vaccinarsi contro l'influenza, perché guardando 5.000 accessi in pronto soccorso per l'influenza, direi che forse un po' di attenzione su questo aspetto della prevenzione è importante averlo, per non finire in pronto soccorso per una banale influenza, soprattutto per quanto riguarda gli anziani, gli over 65 e le persone che hanno patologie croniche, che rischiano veramente di finire in pronto soccorso. Questa mattina in conferenza stampa col presidente Toti avete dichiarato: sulla privatizzazione il tempo ci darà ragione. Ma io ritengo proprio di sì, ritengo che la partnership pubblico-privato possa essere sicuramente virtuosa per la sanità pubblica, per la difesa della sanità pubblica. Qui si tratterà ovviamente di una struttura convenzionata, i cittadini e i residenti di Albenga sanno bene cosa significa essere convenzionati, per cui il cittadino non pagherà un euro in più, ma potremmo, a risorse date per l'ospedale di Albenga, quindi non vi sarà un risparmio per la sanità pubblica, ma a risorse date avremo più opportunità di cura qui ad Albenga. Quindi il futuro è la convenzione pubblico-privato, in sostanza? È la partnership per realtà quali quelle di Albenga, Cairo ovviamente e Bordighera. Questa è stata la scelta dell'amministrazione regionale, della gestione privata degli ospedali pubblici. Un'ultimissima domanda: come replica ad alcuni comitati cittadini albenganesi che dicono che talvolta con il presidente Toti vi siete un po' sottratti al confronto diretto su queste tematiche? Ma noi, io mi ricordo, era un periodo di campagna elettorale, però anche se era incandescente, era caldo, perché sempre così quando c'è una campagna elettorale, io e il presidente Toti in campo neutro, senza simboli di partiti, ci siamo presentati nell'auditorium di Albenga e devo dire che di tutte queste persone non c'è stata traccia. Era l'occasione per farci delle domande, era l'occasione per in qualche modo poter dare a noi l'opportunità di spiegare tutti i passaggi, perché sono fatti in trasparenza, abbiamo delle motivazioni a noi, nostro parere, forti, ma non si è presentato nessuno. Chissà, forse non avevano il coraggio di presentare alcune domande alle quali si sono già dati una risposta. Questa è la via giusta.